Giada Muri e di Bindin Sarrar, l'esercito di liberazione è pronto a partire! Sì, prova a. Buonasera a tutti voi, bentrovati. Facciamolo un applauso in apertura per questa serata. Grazie della vostra presenza.
Ben trovati, noi siamo qui in cammino. Come sapete, il leader di Sicilia Vera, Cataino De Luca, è in cammino da Fiume di Nisi dal 20 mattina. È partito all'alba, percorrerà più di 350 chilometri per arrivare a Palermo il 29 di luglio. Lo fa per parlare con la gente, per incontrare le persone, lo fa per parlare del suo programma di governo, della sua idea di Sicilia. 10 giorni in cammino. Un punto programmatico per ogni giorno che racconta strada facendo comune dopo comune. Abbiamo incontrato in questi giorni tantissime amiche, tantissimi amici che ci hanno fatto compagnia, che hanno fatto un pezzo di strada con Cataino De Luca, che sta camminando a piedi, è partito da Fiume di Nisi e a piedi raggiungerà Palermo. Insieme a lui tanti sostenitori che lo seguono, che gli fanno compagnia, che lo sostengono in questa grande impresa. E io in apertura, per questa impresa, perché di questo si tratta, un applauso lo vorrei fare per il nostro sindaco di Sicilia, Cataino De Luca. Tra pochissimo sarà su questo palco. Abbiamo accumulato un po' di ritardo perché da una parte ci dispiace ovviamente per voi che siete qui e che aspettate, dall'altro ci riempie di gioia il fatto che ovunque siamo andati durante il nostro percorso siamo stati fermati da gruppi spontanei di persone che si sono organizzate per accoglierci, e quindi questo ci ha fatto automaticamente accumulare del ritardo. Di questo ci scusiamo, ma sta arrivando, tra pochissimo sarà qui. Noi stasera vi parleremo del nostro programma, vi parleremo del programma di Sicilia Vera, vi parleremo del programma di De Luca, sindaco di Sicilia, di quello che vogliamo fare per cambiare finalmente questa terra. E poi avremo anche modo per stare insieme e confrontarci. Lo abbiamo voluto chiamare questo momento il concerto confronto, proprio per questo, per confrontarci anche con voi. Ma vogliamo anche dedicarvi un momento di leggerezza, lo facciamo con la musica, facciamo con i nostri amici della band i Peter Pan, che accogliamo con un caloroso applauso e che stasera aprono ufficialmente questa terza tappa qui a Falcone.
resta le parole e lo scorre di incontrare. Ma passando da Teruna, chiude d'occhi e se ne va. E aspetta chi piove. E allora forte e fortissimo l'applauso per il nostro sindaco di Sicilia, Cateno De Luca, in cammino dal 20, dalle ore 5, dall'alba del 20 mattina per arrivare a Palermo. Sono già tanti i chilometri percorsi e tanti ancora ci aspettano, ma la soddisfazione grande è quella di sapere che tante amiche e tanti amici lungo il percorso ci aspettano e fanno un pezzo di strada con noi. E noi ringraziamo anche i Peter Pan che stasera sono qui e li sentirete ancora suonare, sentirete anche Cateno De Luca cantare, perché come sapete a modo suo ormai ci ha abituato a raccontarci un pezzo di storia e vogliamo ascoltarla. Thank you.
d'amore e di fiducia si sente da sta terra di cui vi parlo, da per la rara come il suo mare che qua naviti si incanto cori fece impazzire i meglio popoli che piglia si sciariaro perché to sangue in la cincia sia e non c'è la cura di liguaria se in zona notte carraggio cori picchiato decadenza con la forza a cittare usiamo vita e per liberare e sogno pronto e mi faccio passare se terra d'amore e di bellezza rara noi siamo pronti fino alla morte per liberarti di sta mala razza che ti suga usando come una mala sorte vita a campo combatte moro per le scusare con tutto cuore terra d'amore e di gatto parti che ancora aspetta un governatore coi batti e per tutta vita servite ad onorarti siamo in Sicilia terra di fuoco che aspetta fini di sto malo gioco io sogno pronto ad abbracciarti e per tutta vita servite ad onorarti siamo in Sicilia terra di fuoco che aspetta fini di sto malo gioco terra d'amore e di bellezza rara l'esercito di liberazione è pronto a partire. Buonasera, come vedete sono stanchissimo, abbiamo fatto 40 chilometri oggi, di cui quasi 30 a piedi e il resto in bici, abbiamo raggiunto quota 110, quasi più IVA, siamo partiti 3 giorni fa e andiamo avanti perché venerdì 29 è previsto il nostro ingresso su Palermo, chissà se vedremo ancora l'inquilino di Palazzo d'Orleano lì presente, perché in questo momento ci sono tanti summit. Portatemi i miei attrezzi per cortesia, perché stasera ci sono delle notizie importanti che dobbiamo dare. Quindi lo dico qua a Peter Pan che per qualche minuto si riposeranno, in quanto stiamo vivendo veramente un momento particolare, surreale per alcuni aspetti, e le sedute spiritiche sono continue. D'altronde ieri sera è stata fissata una data 25 di settembre per le elezioni del Parlamento nazionale. Allora io ho dovuto fare fronte a quelle che sono le informazioni dei salotti romani ai quali io sono allergico. Oggi pomeriggio è venuto un emissario, perché io sono allergico, non ci vado a Roma, hai capito maestro? Perché se uno va poi in questi salotti finisce che si contamina e non è il caso. No, lasciamo i vari ascari,
che ormai questa classe politica di merda che si fa contaminare in questi contesti, perché d'altronde se non era una classe politica di merda noi non eravamo nella merda, per essere chiari. E come capita in questi momenti, io faccio ricorso alle mie palle di cristallo speciale. E stasera, guardate, è la prima volta che si verifica e sarà l'unica. Voi avete un privilegio questa sera, di vedere le mie palle. Siete pronti? No? No, signori, voi dovete vedere le mie palle. E basta, vai a provare per credere. E allora, facciamo quest'atto. Chi non vuole vedere si può anche coprire gli occhi. Quindi, portiamo le mie palle. Eccole qua. Vieni, vieni, Valeria. Le abbiamo affidate momentaneamente a lei. Sta attento, mi si rompono, perché solo chi stia hai. Che ride? Non ho capito. Ma tutti viene da Siracusano, dai. Ah. Anche perché lei ora deve vedere dove si deve candidare, se le candida la bagheria. E sai, ecco qua. Queste sono le mie palle di cristallo. E ora le consultiamo assieme. Perché dobbiamo cercare di capire cosa succederà. Allora, cominciamo a parlare del quartierino catanese. Lì c'è qualcosa di delicato che si sta verificando. C'è il primo problema di una città sospesa, Catania, dove c'è un sindaco amico mio, Salvo Pogliese, che sospeso da tempo e rimarrà sospeso, ha deciso di ammazzare la città non dimettendosi e mandarla alle urne. Ma la cosa paradossale qual è? Salvo Pogliese, esponente di Fratelli d'Italia, guardate un po', ci troviamo la Meloni che due anni ci rompe i coglioni che si deve dimettere il governo per andare al voto, e va bene. E allora io mi chiedo, ma perché Salvo Pogliese è da due anni che tiene in ginocchio Catania? Ma non sono dello stesso partito? Perché quello che vale a livello nazionale, io non entro nel merito di tutte queste beghe delle quali sto lontano, ma la coerenza dovrebbe essere un ragionamento unico. Sono entrambi di Fratelli d'Italia. Bene, perché Catania rimane lì sospesa? Ebbene, cosa sta succedendo? Pare, almeno così mi dicono le mie palle, che si stia ipotizzando la dimissione di Salvo Pogliese da sindaco di Catania. Natale, vatte spalordito. O qua le mie palle me lo dicono, eh? C'è questa trattativa in corso però, ma è segreta, non si deve sapere, non dobbiamo dirlo, lo dico io. Allora, in una riunione che è stata fatta ieri è stato ipotizzato questo quadro, che poi stamattina hanno tentato di farlo asseverare in una riunione, perché questi si riuniscono, la cupola, avete presente la cupola? La cupola politico-mafiosa, si riuniscono per stabilire quanto dobbiamo respirare e fino a quanto dobbiamo respirare pure. Allora pare che in una ieri sera si è ipotizzato questo quadro, le dimissioni da Salvo Pogliese da sindaco di Catania per essere candidato a Roma. E che non possono stare disoccupate queste figliole. Vedete, chi è abituato a prendere 8, 10, 12 mila euro senza fare un cazzo al mese,
e poi pensate può rimanere disoccupato. Potete averle sulla coscienza sta gente. Ma non ho capito, gli fareste lavare i piatti a casa vostra? Ma vi faremo pure un danno, romperemo pure i piatti. E quindi noi capiamo la questione. E allora la discussione è questa, caro compare Michele. Salvo Pogliese, in questa discussione di ieri, si dovrebbe dimettere da sindaco di Catania. Questa operazione cosa prevede? Che la Sudano o Sodano o Sudata, non so come si chiama, comunque compagna di Luca San Martino, il gran rais della sanità privata, Scaccioni, Avis, si sente Scaccioni, avete idea? L'accordo prevede che si dimetta Pogliese. Pogliese va a finire a Roma e in questa operazione la Sodano viene candidata a sindaco di Catania per l'intero centrodestra. Tutto questo cosa a sua volta prevede? Pensate un po', che da questo quartierino catanese esca come candidato alla presidenza della regione, udito dite, il mio amico Raffaele Stancanelli. Questa operazione prevede anche Formula 2, non Formula 3, che venga accontentato Ruggerino Razza e il suo datore di lavoro Nello Musumeci con due seggi a Roma. Rimane il problema però del segretario particolare di Musumeci. Sei segretario particolare, caro compare, se cominciano a parlare su quello cazzo di contare a Dio. Quindi questo qua vuole essere anche garantito a Roma, perché se non lo mettono a Roma, parla. E chissà quello che gli esce, che dici tu Antonio Danubio? Chissà cosa gli esce. E quindi c'è ancora questo piccolo problema. Però ieri questo scacchiere è stato ipotizzato. Cosa è successo stamattina? Si vedono alla Torre Pisana. Lei lo sa cos'è la Torre Pisana? No, anche perché lei è mai stato presidente del Parlamento siciliano. No, però lo mettiamo lì nella provvidenza. Prima o poi manco lei. Qua nessuno è stato presidente del Parlamento siciliano? Nessuno? Minchia che siete scassi. Dopo che l'ha fatto Miccichè, perché non lo potreste fare voi? Non ho capito. La Torre Pisana è la Torre dei Pazzi. La leggenda racconta che chi rimane lì, in quella torre, si monta la testa, esce pazzo. Politicamente parlando, ovviamente. E pare che oggi l'inquilino di questa torre, che non so se si chiama Torre Pisana, quindi Torre Pesani, la torre, va? O si chiama Pesani, o si chiama, come si chiama sta torre? Come? Ma nel frattempo mi fai una cortesia, Valeria, perché poi mi fanno l'articolo domani, mica ha sbagliato pure il nome della torre, come si chiama la torre di Palazzo De Normanni, dove risiede il presidente del Parlamento siciliano. A mia minne Torre Pisana, forse non c'entra niente. Minchia, Torre Pisana, come Torre Pisana, non Pisani, Pisani di mente, Pisana. Ah, allora ci sono andato vicino. Torre Pisana, stamattina pare che ci sia stato un summit per tentare di far asseverare agli alleati quest'operazione, e viene uscito il nome di Stancanelli. Apri di cielo, a quanto pare sono intervenuti i leader nazionali, Salvini, la Meloni ha chiamato Miccichè, gli ha detto oh, ma che si è fumato, tu a casa mia vuoi stabilire, tu a casa mia, gli ha detto la Meloni, ti ha detto a Miccichè, ma hai fumato, quello gli ha detto, ecco tu dissi. Potete fare l'applauso, non vi preoccupate, non è che c'è problema, tranquillo. Tanto siamo nell'ambito della satira, mi hanno spiegato gli avvocati che nell'ambito della satira qualche stravaganza è concessa. Oh. Quindi noi stiamo facendo un po' di satira. Stamattina quindi succede questo, a un certo punto
il buon Miccichè viene bombardato dalle chiamate, soprattutto della Meloni, la quale dice: a casa mia, se permetti, Stancanelli e di Fratelli d'Italia, se permette, a casa mia lo stabilisco io cosa fare, non è che lo stabilisci tu. E il summit di stamattina è saltato. In tutto questo c'è nell'insieme degli accordi le dimissioni di Musumeci, il quale avrebbe tempo fino alla prima settimana di agosto, qua stanno facendo i conti con pallettaviere, per dimettersi e votare il 25 di settembre, election day. Vi diranno per risparmiare, non è per risparmiare, sapete perché stanno tentando questa alchimia? Perché ovviamente hanno paura, come l'ha definito Blocco Sicilia qualche giorno fa, dello tsunami De Luca, che viene ormai definito catemoto. Questo è il problema. E siccome De Luca non ne vuole sapere di accordarsi con loro, è ovvio che questi entrano sempre più in crisi. Entrando sempre più in crisi, mandano gli emissari. Io l'antidoto l'ho trovato. Ora vi scioccherò con gli effetti speciali. Ovviamente dovete fissare i vostri occhi sulle mie palle, perché da lì uscirà la sorpresa. Ma non ve la dico subito, tra poco. Ora con i Peter Pan facciamo un altro brano. Lo facciamo un altro brano? Come no? Scusami, allora è vero che quando canto metto vuote, perché qualcuno mi dice con i comizi magari qualcuno lo recuperi, ma quando canto sderrupe canto nere per devote. Ah, per questo posso cantare? La facevo una cantata, tanto tra di noi siamo, chi se ne frega, una bella cantata. Allora, che facciamo, maestro? A modo mio facciamo. Facciamo a modo mio? Sì. Vai. Qua abbiamo il maestro Satta stasera che ci ritmerà il brano. Vai. Che sto per lasciare questo palcoscenico ideale che ho vissuto sempre a modo mio. Sì, proprio adesso che faccio i conti con la vita mia, quante cose sono stato utile lasciando a voi un buon ricordo di me. L'irriverenza, stelle comete della mia esistenza, con successi ed altrettanti sconfitti, vivendo la vita sempre a modo mio. E non lupo soltanto, perché ho capito che solo il buon Dio sarebbe stato il compagno ideale di viaggio a reggere il peso delle mie follie. Volo via ai celesti orizzonti, sicuro che ho lasciato un bel ricordo di me, anche se ho vissuto sempre a modo mio, dalle stelle alle stalle viceversa.
ma io ero così, a modo mio. Ti osservo mentre aspetto la mia celeste collocazione, orgoglioso di aver contribuito a cambiare la mentalità di certi uomini e donne, rassegnati alla mediocrità che ha avvelenato tanti giovani insoddisfatti. Ho immolato la mia vita per tutto questo, ma io ero così, così. E volo via a celesti orizzonti, sicuro che ho lasciato un bel ricordo di me, anche se ho vissuto sempre a modo mio, dalle stelle alle stalle viceversa, ma io ero così, a modo mio. Non piangete, vi prego, non versate lacrime inutili. Vi ho amato e mi avete amato. E va bene così. Così vado via a modo mio. Affrontando questa campagna elettorale, a modo mio, come stiamo continuando a dire no alla banda Bassotti politica, a modo mio, per dimostrare che questa terra può cambiare. Chi deve dire dove sta finito che bisogna fare l'accordo per forza con la cupola politico-mafiosa? Ma per quale motivo? Bisogna vincere per forza? No, perché nella vita ci sono dei valori come la dignità, l'onestà, che non hanno prezzo. Io ho mille difetti, sicuramente non sono l'uomo ideale, ci mancherebbe pure, però in tutto quello che faccio metto tutto me stesso, faccio tutto con amore, con passione, con onestà, con lealtà. Io vorrei diventare il vostro sindaco di Sicilia, ma non perché campo di per quella poltrona, perché sono innamorato di questa terra. Io la Sicilia ce l'ho nel sangue. Pensate che possa accettare che rimanga in queste condizioni nelle mani dei politici di merda? Io non lo posso accettare, devo tentare di fare qualche cosa. Possiamo non riuscirci. E va bene. E va bene così. Pazienza. Tanto siete voi i padroni di questa terra, lo volete capire. Siete voi che stabilirete chi dovrà rappresentarvi. Chi si dovrà prendere la responsabilità
di riscattare la nostra storia. Chi dovrà avere l'onore e l'onere di esaltare la nostra identità? Siete voi che lo stabilite, non sono i vari Cuffaro, Lombardo, Piccichero. Basta! È da 30 anni che fanno i pupari in questa terra, ma mandiamola fuori in culo! Basta! No, per favore! Con loro non può cambiare questa terra. Dove ci sono questi personaggi, contaminano anche i puri! È come quando prendete quei frutti. Uno è buono, bello, magnifico. Se lo mettete a fianco di un frutto marcio, sto cazzo di microfono, stasera non sto capendo, Natale, che cazzo gli sta succedendo? Che cavolo! Scusate, è una discussione tra me e mio amico Natale. Che stai casto, continuiamo, forza. Guardate, questa è oggi la questione dirimente e definitiva sulla quale dobbiamo prendere una decisione. Dovete prendere una decisione. Come due frutti, quello bello, buono, magnifico, e l'altro che purtroppo già si è putrefatto. Se li mettete uno a fianco all'altro, Peppe Lombardo, tu che sei un contadino, che succede? Non si infracidisce pure l'auto? E la voi pensate che io possa stare a fianco a questo personaggio? È logico che se io mi siedo con loro, prima o poi divento più fracido di te. Ecco perché non posso sedermi con loro. Lo volete capire? Ma questo vale per ciascuno di voi. È una questione naturale. Ecco perché dico no, non ne voglio sapere. Vedete le mie palle? Se questa è buona e questa no, e se le lasciamo assieme, quella che non è buona contaminerà anche quella buona. Io ce l'ho tutte e due a posto, quindi potete stare tranquilli per questo, no? Perché l'abbiamo dimostrato finora. L'abbiamo dimostrato quando abbiamo lanciato la sfida alla casta. Noi così facciamo, Noi lanciamo la sfida alla casta. E ovviamente per noi è una forma intanto di difesa. È ovvio che questa forma di difesa può diventare anche una forma di attacco. Questo per noi significa di sfido. Stai attento, stai lontano, non insistere, perché da questa forma di difesa poi mi posso incazzare e reagisco e ti cavo l'occhio. Ecco qual è il senso di questo saluto. Non è che noi possiamo continuare a subire le angherie di questi personaggi. E allora voi avete questa responsabilità. Dovete esercitare il vostro voto in modo libero, anche perché in palio c'è la libertà della nostra Sicilia. Catano De Luca, i Peter Pan. Vorrei adesso sul palco il nostro presidente, il presidente del Movimento Sicilia Vera, Giuseppe Lombardo, che è lui un po' l'anima di tutto il nostro fare, del nostro camminare anche. Dietro la macchina organizzativa c'è un uomo, quell'uomo è il nostro presidente Giuseppe Lombardo. Forte, forte l'applauso. Presidente, ben trovato. Grazie Valerio, buonasera a tutti. Intanto stasera, Cadeno, ho detto già a Cotte che non lo paghiamo. Sì,
o perlomeno ci siamo accordati al 50%, perché o fa funzionare gli impianti o li fa funzionare, non ha alternativa, non ha alternativa. Anche perché, signor Gotti, noi girando stiamo raccogliendo dei fondi, noi ci siamo prefissati che in questa tornata elettorale, in questo percorso, visto che ci autofinanziamo, dobbiamo raggiungere quota 100.000 euro. Quindi tutti avete la possibilità di contribuire prima ancora del giorno del voto affinché questo progetto vada in porto, perché noi le campagne elettorali ce le autofinanziamo e lo facciamo alla luce del sole. Avete la possibilità sulla nostra pagina di verificare in tempo reale chi ha donato e chi ha donato alla luce del sole, perché si può fare sia in forma anonima ma anche in forma aperta, e quindi chiunque di voi può donare tranquillamente. Posso fare soltanto un passaggio su quello che sta succedendo in questi giorni? Perché stasera noi siamo qua? A differenza degli altri. Gli altri, come ha detto Cateno, sono chiuse nelle stanze a discutere sulle nostre spalle, sulle spalle dei nostri figli, le loro singole posizioni personali, della nostra terra, della nostra Sicilia, del nostro paese. Non gliene frega nulla, non hanno l'interesse che abbiamo noi, che abbiamo dimostrato di avere. Noi non abbiamo mai fatto politica, noi abbiamo fatto semplicemente buona amministrazione. Noi, da quando siamo nati come movimento politico, abbiamo sempre amministrato, e abbiamo amministrato bene nelle piccole, nelle medie e nelle grandi città. L'abbiamo fatto in piccoli paesi come Fiumedinisi e Santa Teresa, l'abbiamo fatto a Messina come città metropolitana, e adesso abbiamo tutti i requisiti in regola. Perché? Perché l'abbiamo dimostrato sul campo che siamo nelle condizioni di amministrare questa terra, che per 40 anni non è stata amministrata, è stata soltanto stuprata da chi ha governato. Hanno fatto solo ed esclusivamente i loro interessi, se ne sono fregati di questa terra. Quindi noi stiamo girando tutta la Sicilia, stiamo percorrendo questo cammino simbolicamente da Fiumedinisi a Palermo, ma non solo simbolicamente, perché lo stiamo facendo anche fisicamente, lui più di tutti, gli altri a rade, però abbiamo bisogno, oltre che camminare, anche di organizzare, e quindi magari non siamo sempre dietro il nostro leader. Lo stiamo percorrendo questo cammino per dimostrare che noi siamo all'altezza, comunicando ogni giorno un punto del nostro programma. Oggi siamo arrivati al terzo punto del nostro programma, mentre gli altri stanno ancora discutendo su come dividersi ormai le singole caselle per le varie elezioni, sia nazionale che regionale. Noi stiamo già comunicando, già stiamo illustrando il nostro programma. Noi abbiamo un programma di governo che già è dettagliato, e nei prossimi giorni, oltre ai punti programmatici e ai 10 comandamenti, saranno sviluppati ognuno di questi punti, in modo tale che ognuno di voi già saprà, prima ancora degli altri, quali sono i programmi di Sicilia Vera, qual è il programma di De Luca, sindaco di Sicilia. Perché quello che abbiamo sempre dimostrato sul campo, a differenza degli altri, che noi, oltre a saper fare i programmi, li sappiamo anche attuare. L'abbiamo dimostrato a Messina, essenzialmente, città metropolitana, dove in solo 4 anni abbiamo realizzato oltre il 70% del programma, e il restante 30% non ci è stato consentito di realizzarlo perché Musumeci, il buon governatore, dice lui, ma noi diciamo il mal governatore di questa terra, ha fatto di tutto per tagliare le gambe a Cateno De Luca e a Sicilia Vera, perché sapeva benissimo, per come abbiamo sempre detto, che se Cateno De Luca fosse uscito indenne e a piede libero da Messina, sarebbe stato non solo il miglior candidato per la presidenza della regione, ma sarebbe stato il prossimo governatore di questa terra.
e quindi Cadeno De Luca sarà il prossimo governatore di questa terra, perché è uscito indenne e a piede libero da Messina. Grazie Presidente. Ora è arrivato il momento principale della serata. Dobbiamo ufficializzare la reazione di Cadeno De Luca al tentativo di metterlo nell'angolo. E qua ricomincio a consegnare qualche altro elemento. Le elezioni nazionali sono un incidente di percorso, ormai è andato acquisito. Stasera non vi voglio tediare su perché sia arrivata a questo. Tanto ci saranno le forze politiche che vi racconteranno le proprie palle. Quelle perché era il momento e l'Italia aveva bisogno di un nuovo governo, lo dice la Meloni, un nuovo governo. E chi stava al governo e chi avevano le loro poltrone assieme vi diranno che sono stati irresponsabili gli altri, perché comunque in questo momento bisognava continuare a governare. Certo, se penso alle accuse, che per, ecco, ne cito una, che mi ha lanciato Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, quando io mi sono dimesso da sindaco di Messina, mi ha detto che sono stato un irresponsabile perché ho lasciato il mio ruolo in un momento importante dove ci sono i soldi del PNRR e c'è questo e c'è quello. Peccato che io ho lasciato la mia poltrona di sindaco di Messina con tutto pianificato per i successivi 4 mesi. Tant'è vero che non si è perso un euro, uno, che sia uno dei vari avvisi che poi sono stati pubblicati a valere sul PNRR, perché noi la notte studiamo, vero Lombardo? Noi non siamo abituati la notte a fare altro, studiamo ormai, punto. Studiamo. E quindi abbiamo preparato, soprattutto con Carlotta Previti, tutti gli atti amministrativi, li abbiamo predisposti affinché si arrivasse all'insediamento della nuova amministrazione senza perdere un euro. Ma il buon Musumeci ha fatto tutto l'opposto, è in carica, è la regnante che continua a usare come un bancomat la sanità e tutto il resto, e i soldi del PNRR li ha continuato a perdere. Ci fosse stata la Matilde Siracusano di turno, che al cospetto del primo scempio, primo appuntamento del governo regionale di fronte ai bandi del PNRR, avesse detto: sto coglione ci ha fatto perdere 400 milioni di euro, perché guardate che perdere 400 milioni di euro per riqualificare e completare le infrastrutture riguardanti il sistema irriguo dei nostri campi, noi che abbiamo dighe, che abbiamo anche punti di raccolta che non sono collegati ancora con i campi, ci sono dighe che si riempiono, aprono, buttano l'acqua a mare per una questione di sicurezza, perché non hanno le condotte per portare l'acqua nei vari terreni. Eppure abbiamo perso i primi 400 milioni di euro, perché i 42 progetti fatti dalla Sicilia facevano schifo, facevano cagare, erano carta igienica. Ci fosse stata la Matilde Siracusano di turno a dire al buon Musumeci: sei un coglione! No, questo non l'ha fatto. E perché? E perché sono della stessa cordata, sono della stessa cucchiara, la zitti. Ebbene, ora questi personaggi
tipo la Matilde Siracusano di turno, hanno deciso di staccare la spina al governo Draghi. Ripeto, non entro nel merito, perché tanto qua hanno fatto tutti la gara a chi poteva saccheggiare la Sicilia e il Meridione, quindi per questo c'ho poco da dire io sul governo Draghi. Però una cosa la devo dire: se questi personaggi, quando hanno dovuto attaccare il sindaco di Messina perché si è dimesso e aveva valide motivazioni, io non avevo una maggioranza in consiglio comunale, quindi camminavo col freno alzato, col freno a mano alzato, come si suol dire. Io avevo l'occasione di poter scardinare questo sistema, ho capito che era il momento giusto e ho rischiato. Io ho rischiato. Io non ho avuto il posto garantito. Io non ce l'ho. Io mi sto mettendo nelle mani vostre. Se lo volete io ci sono. Se non lo volete, pazienza. Tenetevi coloro che vi hanno purtroppo lasciato in questa situazione di merda. Come vedete, la coerenza non si compra al supermercato, perché quando bisogna attaccare De Luca, e allora si usano certi argomenti. Quando ci troviamo di fronte a un imbecille politico come Nello Musumeci, e allora si sta zitti. Quando bisogna far cadere il governo in un momento così delicato e particolare, lì invece si partecipa per far cadere il governo. Queste sono, vedete, le valutazioni che faranno parte delle prossime campagne elettorali. Noi cosa dobbiamo fare ora? Perché per ora ci sono queste sedute spiritiche a Palermo? Dice, ora vedremo come fu tema De Luca. Perché? O De Luca si accorda con noi, ci diamo 4 seggi, 2 tavoline, un ministero. Non è che qua parliamo di pizze fighe, parliamo di cose serie. Oh, vediamo come metterla all'angolo. Quindi o lo coinvolgiamo, vediamo di corromperlo, gli mostriamo la mela del peccato, vediamo se cede, se gli dà il morso. Diversamente dobbiamo stabilire comunque una strategia per metterlo all'angolo. E allora, e cari miei, aspetta, ci stiamo rubando gioia, aspetta, su, dai, non si squagliano, perché sono diviso, non si squagliano. E allora, rispetto a tutta questa situazione, è ovvio che stanno tentando anche l'alchimia di votare in un'unica giornata nazionale e regionale, così sulla spinta delle elezioni nazionali cercare di comunque vincere a livello regionale. Perché dice? Tanto De Luca, se non si accorda con noi, che fa? Se ne va a centrosinistra. Se deve andare a centrosinistra, si accorda con noi del centrodestra. Se lui ha detto che tutti siamo ladri, che tutti facciamo schifo, che siamo la banda a bassotti politica, è ovvio che non può andare col centrodestra, non può andare col centrosinistra. Non è che De Luca ha 13 facce, una ne ha. E allora ecco dove è nato il dilemma. Che farà De Luca? Consultiamo le palle, concentriamoci. È arrivato il momento. Vediamo De Luca che cosa fa. Viene Valerio, per cortesia, vieni un attimino qua. Vieni qua. Ci vuole Lombardo, vieni del cane che deve fare ora delle foto, un attimino particolari. Concentrati, concentrati. Perché Valeria mi deve aiutare, perché mi deve assistere. Sta lontano dalle mie palle. Ci mancherebbe. Stai lì con il microfono. Oh, e mi devi tenere il microfono. Vuoi dare questo? Oh. Vieni, ti devo parlare, perfetto, così.
Allora, consultiamo le palle. Guardate qua. Ora vi svelerò cosa farà Capello De Luca rispetto a questo tentativo di metterlo all'angolo. Aspettate che sia più buono. Non scegliere tu. Abbiamo l'interazione ma ora zitto, perché è un momento solenne. Tutti zitti ora. Concentratevi qua. Attenzione. Ora vi spiego tutto, perché uno prima di giocare deve studiare le regole del gioco, perché se si siede a giocare senza conoscere le regole del gioco è cretino. Oh, io sono megalomane, sono egocentrico, ma non sono cretino. Oh, bravo, bene, quindi abbiamo studiato. Allora, se c'è una molletta la pizzucca, così, che sarà ora il nuovo logo che noi utilizzeremo. De Luca, sindaco d'Italia, Sud chiama Nord. Cosa significa questo? E ora ve lo spiego, perché questi si sono fatti i conti, pensando di avere a che fare con un soggetto che di fronte anche alla difficoltà di una campagna elettorale nazionale si piega, si consegna, si accontenta di 4 seggi, 2 tavoline e qualche ministero. Mica io mi chiamo Pizze Fighi. Allora intanto sono abituato che le poltrone, se me le consegnano la gente, le accetto, ma se me le devono regalare gli altri non l'accetto, non li voglio. Prima regola che ha sempre contraddistinto la mia vita politica. Quindi, perché secondo voi vogliono comunque darci un bel po' di seggi? Perché loro i conti se li sanno fare, anche perché i delinquenti i conti li sanno fare. Come se non li sanno fare? È logico che se mi offrono 5 è perché hanno il fondato pericolo che io possa prendere 8, possa prendere 10, possa fare danno, prendere 3, ma loro fagli saltare 50. Perché così funziona la campagna elettorale. Allora, vorrei ricordare, Lombardo, tu che sei uno studioso del fascismo post-guerra, in quale elezione si candidò tale Nello Musumeci alle nazionali e fece perdere le elezioni nazionali a Berlusconi per 15.000 voti e lui ne prese 18-20.000, mi pare? Quando? 2006? Controllate, 2006, confermato, maestro, confermato, sì. Nel 2006, tanto per parlare di coerenza, cosa è successo? Il buon Nello Musumeci, siccome
poi si doveva candidare a presidente della regione, che ha fatto? Si è candidato, ha fatto, allora aveva Alleanza Siciliana, se non ricordo male, presentò le liste in alcuni collegi della Sicilia, ha conseguito circa 18.000 voti, se non ricordo male, e il centrodestra perse le elezioni per 15.000 voti e vinse Prodi, credo che sia il 2006, sì, perché Prodi venne da Usafacci Mortadella nelle baracche di Fondo Fucile, venne in quelle baracche Prodi durante quella campagna elettorale, e parliamo del 2006, la gente è rimasta lì nelle baracche, le baracche sono rimaste lì, ora è arrivato De Luca, la gente nelle baracche non c'è più e le baracche sono state demolite perché si è andato a Fondo Fucile, non ci sono più le baracche, quindi sono stato più bravo di Prodi. Ah, bene, nel 2006 è successo proprio questo, conferma eccellenza? Era il 2006? Sì, conferma. Bene, come vedete, una scheggia impazzita può fare tanto danno. Allora il buon Musumeci si candidò, fece perdere il centrodestra, poi si candidò a presidente della regione e finivo a niente, non pigliavo manco 5% a casa, a casa, anche perché Musumeci ha tentato 3 volte di fare il presidente della regione in autonomia e quando ci ha tentato ha sempre perso, è riuscito soltanto quando è stato sostenuto da tutti gli odiati partiti, quelli che lui considerava delle merde. Poi i democristiani erano delinquenti che si nascondevano dietro la gonna puzzolente della DC. Questa è la considerazione che aveva Musumeci dei partiti. E in questa considerazione è ovvio che il buon Musumeci, pur di arrivare al suo obiettivo, si è consegnato a quei partiti che odiava. Andiamo a noi. Questo è il nostro progetto. Noi presenteremo le nostre liste. Le presenteremo in Sicilia, le presenteremo in Calabria. Ci siamo sentiti con Pinaprile. Può essere che le andiamo a presentare in altre regioni. Poi ci sono dei sindaci del nord che mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma sai De Luca, questo progetto Sud Chiama Nord effettivamente non è che a noi dispiace, quasi quasi lo faremmo anche noi. Certo, è una gran fatica, e per Lombardo tu da stanotte puoi mettere in moto tutta un'organizzazione, domani strada facendo, fra un passo e l'altro andiamo a vedere per pianificare tutto, perché lo sapete che significa fare un'operazione del genere, caro Danubio, sai che significa? Che intanto ci candidiamo tutti, tutti, al Senato, alla Camera, ovunque. E in Sicilia lo sapete che succederà, caro Anatole? Sai che succederà in Sicilia? Te lo dico io, che se quello che io penso e sento e che è proiettato sul dato delle regionali, noi prenderemo un bel po' di senatori, vinceremo in molti collegi uninominali alla Camera. Intanto quello che ci volevano dare ce lo conquistiamo col consenso popolare, non è che ci vendiamo per un piatto di lenticchie. Ma che hanno in testa sti scimuniti? Ma veramente? Ma pensano che veniamo da Fiume di Nisi? Viva Fiume di Nisi, vengo da Fiume di Nisi. Ebbene, sulla scorta di questo ragionamento parte il nostro progetto. Chi ci vuole stare ci sta,
ma vogliamo dire a questi signori che ci guardano da Roma e ci pisciano in testa che c'è qualcuno che alza la testa e dice: senti, mi sono stancato di ricevere la tua pipì nella mia testa, d'ora in poi stai attento perché potrebbe ritornarti indietro. Ecco qual è la questione. E se ci riflettete, guardate che se non si agisce e si reagisce così, continueremo a non valere, a non valere più, a non avere nessun peso specifico. Da domani l'arruolamento che abbiamo avviato, che già ha registrato quasi 200 candidati in Sicilia, 200 per tutte le nostre liste, 200 candidati e candidate, a loro chiederemo di fare un po' di allenamento, perché intanto si candidano con me, con tutti quanti, alla Camera e al Senato, e cominciamo un incitamo di Gozzo e di Guddaro. Sì. Se mi date una penna, così stanno, vengono le palle, dici. Speriamo, lo facevo una figura. Ecco, resisto, speriamo. Vai, valigie di cartone. Sono valigie di cartone che segnano la vita come un marchio indelebile. Ti trovi solo in quei momenti e tutti ti evitano come se fossi un lebbroso in cerca di redenzione. Chi non le ha usate non può capire cos'è la dieta forzata per mancanza di denari. Sei in terra straniera nel tuo sottoscala, ma devi sorridere per evitare di farti scoprire. La valigia di cartone in quei momenti è la tua sola consolazione, e non puoi farci nulla. Le piangi addosso la notte e le confessi le tue amarezze, e vuoi capire quanto durerà ancora questo calvario dopo tante notti trascorsi sui libri per laurearsi e di anni di umili lavori per la specializzazione. Ora sono famoso, affermato e benestante, dopo tanti anni di lacrime e sangue. Ho creato una scuola gratuita e per tutti,
per insegnare come si vive con la sola valigia di cartone, a chi per invidia contesta le mie fortune. Chiedo dov'era quando vivevo in terra straniera, dove il loro silenzio chiedo che cazzo avete fatto nella vostra vita. Ringrazio Dio per avermi donato la mia valigia di cartone, che mi ha fatto un gran signore. E stringi i denti e vai avanti, pensando anche ai sacrifici dei tuoi genitori e dalle lacrime che trattengono a stento. Nelle notturne quotidiane videochiamate e devi ingoiare in silenzio delusioni, dei colloqui e dei provini andati male. Non puoi mostrare al mondo le tue incertezze e non potrai mai dire chi cazzo me l'ha fatto fare. Ma avete capito? Sono le valigie di cartone di chi va in cerca di fortuna o per passione, solo in compagnia di paure ed ambizioni, evitato da tutti come se fosse un gran rompicoglioni. Le nostre valigie di cartone, eh sì, chissà quanti di voi sono andati via da questa terra perché costretti, perché non hanno avuto la possibilità di un lavoro, anche in relazione agli studi che ha fatto, ma anche un lavoro dignitoso. Noi lo sappiamo, questa terra purtroppo da questo punto di vista non offre tanto, anche perché le condizioni complessive che potrebbero garantire uno sviluppo serio, armonioso e concreto non è accompagnato da una visione politica. Questo è il vero problema. E si prendono le valigie di cartone, io le ho prese. Io sono stato oltre 15 anni in giro per l'Italia, partivo per 10-15 giorni di seguito, poi rientravo perché mi mancava l'aria. Io massimo ogni 15 giorni dovevo rientrare per crearmi il mio lavoro, il lavoro che poi con altri miei amici siamo riusciti a creare per noi e per altri. Ed è una delle cose che mi hanno invidiato, mi hanno attaccato, perché De Luca dice sta bene ora. Ma quando De Luca era in giro per l'Italia a soldi prestati, per risparmiare andava a mangiare alla Caritas, la Caritas stazione di Roma, cari miei. Ma allora ero solo, a ogni ora mi facevo di mano così. Allora ero solo, cara signora, perché tanto ero un morto di fame con un sogno in tasca di soldi prestati, cara mia. Eh sì, perché vedete, oggi è facile guardare De Luca che ha la sua posizione economica che non lo rende schiavo della politica. Ma io, per arrivare a questo, i sacrifici che ho fatto, i rischi che ho corso e anche le trappole che mi sono state tese, lo sa in buon Dio, lo sa la mia famiglia, lo sanno quegli amici intimi che sono rimasti anche al mio capezzale quando io ero moribondo, quasi morto.
Ringrazio Dio, come dico in questo brano, per avermi consegnato quella valigia di cartone che ho utilizzato bene e mi ha fatto un gran signore. Perché io dove sono nato sono rimasto. Io sono una persona che ha sempre l'ho percorsa 1200 iniezioni, comprata facendo il muratore e il barista. Ma non perché chi ha la macchina di 60.000 euro mi fa schifo, per carità di Dio. Io ho la mia idea che i soldi preferisco utilizzarli per altro, fare sfoggio della propria, per carità, legittima, perché questo io lo voglio anche chiarire. Ognuno nella vita fa scelte di vita, di stile di vita. Il fatto che qualcuno si possa permettere la macchina di 100.000 euro, se la può permettere onestamente, faccia pure. Io me la potevo permettere, ma ho preferito continuare con la mia macchina 1200 iniezioni Opel Corsa rossa, comprata dalla Buonanima di Rossitto nel 1991, per l'esattezza. Tutto qui, questo è, ripeto, un mio pensiero. Va bene, andiamo ora a chiudere perché si stanno stancando il mazzambo stasera. Battemmo con le palle e poi abbiamo raccontato in retroscena. E stasera l'annuncio shock, avrei potuto fare una conferenza stampa. Avrei potuto convocare questa stampa blasonata, quella blasonata e non schiava, è collusa con la cupola politico-mafiosa, perché gli fa l'amplificatore. Quindi io confidenza, ormai sta stampa non gliene do più, pubblichino quello che vogliono, ce ne fottiamo delle loro lucubrazioni mentali, non ce ne frega più niente. Ho già detto alla nostra Valeria, fai i comunicati stampa, chi li vuole pubblicare li pubblica, tanto noi abbiamo il consenso popolare, parliamo con la gente che si vuole informare di ciò che facciamo si può informare, abbiamo le nostre pagine social a vostra disposizione, lì pubblichiamo tutto, seguiteci. Tanto se qualche giornale si permette di pubblicare stronzate, noi reagiamo e, utilizzando le norme a tutela dei soggetti che subiscono attacchi e stronzate dalla stampa, sono costretti a pubblicare la rettifica. Ecco come funziona e come funzionerà d'ora in poi. Ma che stai chattando, maestro? Che stai facendo? Sicuro? Ah, volevi pensare chi? Sta facendo la fotografia lì. No, a me ne le palle. Io ho ziccato te palle. Vabbè, niente. Il maestro stasera è andato in tilt, va? No, vabbè, poi la facciamo quando siamo tra di noi. Ne posso mettere, dai, io così e tu mi fotografi con le palle di fronte. Ah, punto, c'è gente. Dopo. Lo facciamo quando finisce, quando rimaniamo solo. Brunello, che ridi tu? Che ridi? Dai, salutiamo e vi ringraziamo. Anche perché domani alle 5 mi devo alzare. Si parte per Oliveri, si va a Tindari e poi si procede domani sera. Non mi ricordo dove è previsto il nostro concerto. Dove siamo domani sera? A Piraino. Ah, che bello, ci seguite. Domani sera ci vediamo a Piraino e ci sarà un altro pezzo del racconto delle nostre palle, perché ogni sera, ormai più abituati a voi, conoscete un pezzo di questa storia ed è importante. Questo ora faranno parte, scusami Valeria, queste ce le hanno regalato ormai? Posso? Allora, che succede ora? No, li ringraziamo innanzitutto. Ringraziamo. Chi ride? Rido perché c'è una storia, possiamo raccontare quando sono andata a cercare. Racconta questa storia. Vai. La racconto perché è simpatica. Sono andata alla Falcon Floreal, che è qui vicino, e sono entrata e ho chiesto se qua a fianco, sì, proprio qui, e ho chiesto se avessero delle palle di cristallo. La prima cosa che mi hanno detto, che mi ha detto Giuseppe, il signor Giuseppe, quando ho chiesto, mi ha guardato e mi ha detto:
Scommetto che servono a Cateno De Luca. Subito, immediatamente. Ma... stranissimo. Quindi noi li ringraziamo, ringraziamo la Falcon Floreal, ringraziamo Giuseppe, Giussi ed Anna perché insomma hanno messo a disposizione questi due oggetti e se vogliamo possiamo anche portarli con noi in cammino, così mi hanno detto. No, anche perché se li abituiamo ora qua a vedere le parole ogni sera non è che poi possono scomparire, quindi li prendi in custodia tu. Li prendo in custodia. Peppe che ridi, manca via! Pure due, basta ora mi distamuto un attimo e cantiamo l'ultima canzone, tre, va bene, vai. Terra d'amore, salutiamo con Terra d'amore, la cantiamo assieme, forza. D'amore e di cose dolci si sente da sta terra di cui ti parlo, da perla rara come in suo mare che come viti si incanto cuori fici impazziti i meglio popoli di pizza si sciariaro e chi to sangue idda cincia sia e non c'è la cura chi li guaria. Insonna notte, carraggio cuore, picchiato decadenza, non la posso accettare, tu sei a me vita e te liberare, e sogno pronto che mi faccio bazzari. Se terra d'amore e di bizzizza rara, noi siamo pronti pure alla morte, per liberarti di sta mala razza, chi ti suga o sangue. Con la mala sorte, fida a campo, combatte il moro, per le sposare, con tutto cuore, terra d'amore, e di gatto parte, che ancora aspetta un governatore, con i patti. Siamo in Sicilia, terra di fuoco, che spetta fine di sto malo gioco. Io sogno pronto ad abbracciarti e per tutta vita servirti ad onorarti. Siamo in Sicilia, terra di fuoco, che spetta fine di sto malo gioco.
Adamur e di Bizzarrara l'esercito di liberazione è pronto a partire. Grazie Falcone, a domani sera a Pireno, grazie! Dica? Presidente? Date lo zaino? Io sei il mio pronto e mi faccio ammazzare! Thank you.